caldo weekend di sole ha accompagnato l'apertura del Turit, nono salone del turismo itinerante, come sempre organizzato presso il complesso fieristico di Carrara Fiere, assieme alla seconda edizione di Mare Blu, mostra mercato della nautica da diporto. Una fiera con 120 espositori diretti, che raccolgono un po' il meglio che c'è nel settore del turismo all'aria aperta e del settore della piccola nautica da diporto, perché questa è anche la seconda edizione di Mare Blu. Ci aspettiamo un numero di visitatori superiore all'anno scorso, la tendenza è un po' questa, il tempo è nostro alleato in questa occasione. Pubblico delle grandi occasioni per Turit, che non ha deluso le aspettative degli organizzatori. Già di buon'ora infatti affollava la biglietteria per non perdersi l'evento fieristico d'inizio anno, con cui si apre la stagione del turismo all'aria aperta. E siamo tutti in attesa un po' di vedere questo 2011 come sarà, speriamo che sia migliore, sicuramente i presupposti ci sono, secondo me non c'è da aspettarsi fuochi d'artificio, però magari non peggio degli ultimi due anni, quindi con un po' di ottimismo cerchiamo di vedere le cose e devo dire che l'atteggiamento degli espositori è molto positivo, questo ci dà molta fiducia. Dopo il tradizionale taglio del nastro è seguita una lunga visita fra gli stand a cui hanno partecipato il sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, accompagnato dall'assessore provinciale Sara Vatteroni, da Giorgio Bianchini e Paris Mazzanti, rispettivamente presidente e direttore di Carrara Fiere. Il suo pensiero sul turismo itinerante? Beh, non c'è dubbio che questo tipo di turismo negli ultimi anni si sia incrementato in maniera esponenziale. Poi benissimo, la crisi ha attraversato tutti, anche questo settore, però ripeto, gli indicatori anche da questa manifestazione sono indicatori che arrivano verso la lancetta, verso il tempo buono. Quindi personalmente apprezzo questo tipo di turismo, non apprezzo a volte le demonizzazioni che vengono fatte su certi comportamenti, perché certi comportamenti appartengono a tutte le classi sociali e non solo ai camperisti. Queste edizioni e questi eventi dovrebbero servire ulteriormente per sensibilizzare da un lato chi fa camperismo di questa natura, dall'altro anche le comunità come la mia che sono deputate ad ospitarli. Speriamo che questo connubio si realizzi. In esposizione tutti i marchi più importanti del caravanning, camping e outdoor, che hanno attirato l'attenzione dei tantissimi visitatori, soprattutto famiglie con figli al seguito, che non hanno potuto fare a meno di ammirare quanto di meglio c'è attualmente sul mercato. 120 gli espositori fra diretti e marchi rappresentati, distribuiti su 20.000 metri quadrati. I veri protagonisti a Carrara Fiere, per un evento studiato per offrire agli appassionati del turismo all'aria aperta anche la possibilità di valutare imbarcazioni che completano l'attrezzatura di chi vuole muoversi in piena libertà su tutti i percorsi del tempo libero e delle vacanze. Con una fiera a 300 metri dal mare non potevamo esimerci, anche perché effettivamente anche qui c'è stato un ragionamento abbastanza approfondito sulla vicinanza che effettivamente il mondo della nautica di porto, diciamo del piccolo di porto, ha col mondo del camper e del turismo itinerante, e abbiamo visto già dall'anno scorso dei buoni risultati che sono confermati, perché ho visto una bellissima partecipazione qualitativa e vedo anche tanta presenza di persone nella zona delle barche. L'importanza che il Salone ha assunto in questi ultimi anni è confermata anche da iniziative volute da associazioni e dalla stampa di settore, con le quali si è aperta una collaborazione mirata ad allargare sempre di più il numero di coloro che amano questo tipo di turismo. Noi abbiamo in questi anni cercato sempre di tenere alto il livello qualitativo della fiera, di dare un servizio sia agli espositori che ai visitatori qualificato, facendo ovviamente del nostro meglio, non so se ci saremo riusciti. I dati della crescita dimostrano che forse ci siamo riusciti, però è nostra abitudine continuare a lavorare per fare sempre di più e per fare di Turit un appuntamento ancora più importante. Quindi siamo, direi, molto soddisfatti e colgo anche l'occasione per ringraziare anche voi per la vicinanza che sempre avete avuto nei confronti della fiera. Questo ha portato fortuna, quindi continueremo su questa strada. Il settore si sa attraversa un momento delicato e per questo guarda Turit come ad un'eccellente opportunità di promozione, continuando a sostenere un turismo di qualità che può trovare nuovi rapporti con i territori attraverso l'implementazione di più strutture di accoglienza.
dirette rispetto anche ad alcune prese di posizione che abbiamo registrato negli anni scorsi. Oggi alcune risposte sono state date in termini di accoglienza e quindi semmai l'invito non è di dichiararci soddisfatti che tutto è stato fatto, semmai è un impegno a fare ancora di più, proprio dialogando anche con le centrali associative che sono ben dirette, ben rappresentative, e quindi noi speriamo che questo messaggio comunque di accoglienza possa passare. Il Salone infatti offre il giusto spunto per riflettere sul futuro di una tipologia di turismo che conta un numero sempre maggiore di appassionati che si ritrova a Carrara per il primo evento dell'anno, per attrezzarsi e per vivere vacanze e tempo libero sfruttando al meglio i mezzi di cui dispone, ma anche per conoscere le opportunità offerte dai tanti luoghi meravigliosi della penisola. A completare la proposta di Turit organizzato da Carrara Fiere in collaborazione con Promocamp e con il patrocinio delle più importanti associazioni di categorie, la rassegna del turismo enogastronomico con produttori di prelibatezze e tipicità di tutta Italia che promuovono tanto i prodotti locali quanto i territori che li producono. Vasta scelta dunque su camper, caravan, produttori di tende, case mobili, barche e canoe per la nautica costiera e tante altre appassionanti attività che assicurano una sicura scalata al successo per quella che ormai è considerata la seconda fiera per eccellenza in Italia dedicata al turismo all'aria aperta. In pochi anni, perché poi non sono tanti, siamo riusciti a conquistarci questo spazio importante e diciamo che comunque sì, dire seconda è vero, però al tempo stesso questa fiera ha delle caratteristiche piuttosto uniche e l'abbiamo voluta così dall'inizio, e poi devo dire che anche come poi si è svolta nel corso degli anni ha confermato che la scelta iniziale è stata positiva.